Sono in un trenino verso Vittorio Veneto per la mia serie I borghi più irreprensibili d'Italia, in collaborazione con Terra Fertile. Mi trovo a Vittorio Veneto, sicuramente la conoscerete per la battaglia di Vittorio Veneto, l'ultimo e decisivo scontro tra Italia e Austria della Prima Guerra Mondiale. Vi sorprenderà sapere chi lo vinse. Ma è tutto qui quello che questa città ha da offrirci? Certo, arrivederci. Scherzo, mettetevi comodi e preparatevi a dei santi buttati giù da una collina. Sto per raccontarvi Vittorio Veneto. Vittorio Veneto si trova sotto Belluno e vicino alle colline di Conegliano, che sicuramente conoscerete per il prosecco. Una volta era separata in due paesetti, Serravalle a nord, stretta tra i monti, e Ceneda a sud, nella valle. Poi Vittorio Emanuele II li unì e la città prese il suo primo nome, perché Vittorio Emanuele II Veneto suonava troppo lungo. Ceneda è stata governata principalmente da vescovi conti. Sul monte c'è ancora il castello del vescovo, posto dove andare a passeggiare, limonare, e eccetera eccetera. Quel pezzo di muro che sembra una grande sedia dove potrebbe sedersi un diavolo si chiama proprio Caregon del Diavolo. In piazza troviamo una fontana, il museo della battaglia, la chiesa e più o meno è tutto. Sembra che Ceneda sia un mini paesetto del cavolo, se non fosse che improvvisamente escono fuori degli enormi dipinti con le sue gesta. Il museo della battaglia una volta era la sede del consiglio e ci sono ancora gli affreschi dei vescovi cenedesi in posa con imperatori e dogi. Un signor paesetto del cavolo. Anche il Duomo fa la sua porca figura, con tutti gli affreschi, gli altari rossi e i dipinti LGBT. Contiene le reliquie di San Tiziano di Oderzo. Se vi chiedete come sia arrivato qui da Oderzo, beh, come tutti i santi, con una barca senza equipaggio che la Divina Provvidenza ha guidato ops proprio qui. Ma guarda te i casi della vita. Ceneda aveva un ghetto ebraico e nella via Lorenzo da Ponte si trova, indovinato un po' esatto, la casa in cui è nato Lorenzo da Ponte, il librettista di Mozart che ha scritto il Don Giovanni, le nozze di Figaro e così fan tutte. Giustamente gli hanno dedicato il teatro da Ponte a Serravalle e l'accademia da Ponte, che ho frequentato pure io, ciao Cosi! La cucina vittoriese è quella tipica veneta, con pesce, baccalà mantecato, faraona, coniglio, patate in teccia, ancora baccalà mantecato e buon vino. Verso Quaresima Vittorio si mangia l'arenga, un piatto povero che consiste in un blocco di sale con un pizzico di aringa, per questo viene servito con molta polenta. Pochissimi sanno che a inizio Novecento Vittorio fu la seconda città più importante per la produzione di seta, guardate quanti bacchifici. Nonostante una grave malattia diffusasi tra i bruchi, non si sa bene perché, inglesi, qui erano all'avanguardia nel selezionare geneticamente i bacchi sani e fare esperimenti di ibridazione, erano come il dottor Hugo Strange di Batman. Guardate che belli i bachi, sembrano anche morbidi però si prega di non toccare. C'erano di vari colori, varie misure, si prega di non toccare, tenuti al calduccio qui sopra e messi in queste scatolette che si prega di non toccare e si usava questo per tagliare il gesso. Non toccare, ok! La seta è stata la prima vera occasione per le donne di fare il vero cash. Venivano qui, prendevano i bachi e ne tiravano fuori il filo, soldi facili. Certo, dopo ore di lavoro con le mani nell'acqua bollente erano costrette a bagnarsele con l'urina per cicatrizzare le piaghe, ma adesso non facciamo troppo le schizze. La seta andava a creare questi abiti eleganti indossati dai nobili. Loro non dovevano bagnarsi le mani con l'urina, i signorini. Tutte queste cose le potete trovare al Museo del Bacco da Seta, gestito da Terra Fertile. Lascio il link in descrizione. Momento Zeppola di San Giuseppe. Questo è il centro di Vittorio Veneto, che, dato che sto facendo un documentario, è occupato dalla maratona. Al pomeriggio si è liberato. Non siamo né a Ceneda né a Serravalle. Alcuni lo chiamano centro di Vittorio. Io preferisco Cenavalle. Nelle capannine si può giocare a cercare il proprio nome scritto nel soffitto. Noi lo abbiamo trovato. Passiamo a Serravalle. Serravalle è incastrata tra i monti. È stata governata dai signori da Camino. C'è ancora il loro castello nascosto in centro. Dopo ore di ricerche ho scoperto che ce lo avevo sotto il naso tutto il tempo. L'ultimo signore da Camino riposa nella chiesetta di Santa Giustina da 700 anni. Non ho capito perché stiano scavando in chiesa. C'entra qualcosa il Sacro Graal? Quando lo Spirito Santo ti fa paura e chiami gli acchiappafantasmi. Dal 1337, quindi, Serravalle fu sotto Venezia. Non so se si nota che fu sotto Venezia. Fu il primo possedimento terreno veneziano. Ogni palazzo ha la sua targhetta storica e la Torre Civica ha uno degli orologi più antichi d'Europa. Ma questo lo dicono tutti ormai. Se il Duomo di Ceneda ha le reliquie di San Tiziano, il Duomo di Serravalle ha la pala di Tiziano. A chi è andata meglio? Questa è Piazza Flaminio. C'è un sacco di roba dedicata a questo Flaminio. In pratica fu un umanista
coautore di un bestseller del Rinascimento, Il Beneficio di Cristo, un libro che tentò di trovare un accordo tra cattolici e protestanti. Il libro venne bruciato. So che volete saperlo, ebbene qui è nato Flaminio. Questa scalinata conduce a una lunga via cruce su sul monte fino al santuario con le ossa di Santa Augusta, la patrona di Vittorio. Non penso che saliremo fino in cima. Accontentatevi di vederlo da lontano, è questo qui sul monte. Un particolarissimo aneddoto racconta che Augusta soleva portare di nascosto il pane di casa ai poveri e quando il padre le chiese cosa stesse nascondendo nel grembiule, Augusta trasformò il pane in fiori. Aspetta. Aspetta un attimo, dov'è che l'ho sentita questa? Ma... Vabbè, ma Augusta ha un finale più intenso di Santa Zita di Lucca. Figlia del visigoto Matrucco, Augusta venne convertita al cristianesimo da un eremita che passava di lì. Il padre era contrario perché odiava i cristiani, ma Augusta continuò a dire che Gesù era fico. Allora Matrucco le cavò due denti, la legò ad una ruota scaraventandola giù da una collina e la bruciò a rogo. Ma Augusta non si fece niente. Allora Matrucco le tagliò la testa e Augusta sì, beh, in quel caso morì. Ricordatevi che se volete eliminare un santo dovete tagliargli la testa, come con i vampiri. Concludiamo con la vera passione di Vittorio Veneto. La guerra! Ogni angolo di questa città ci ricorda che qui c'è stata la guerra, tra insegne che raccontano il ruolo storico degli edifici, targhe commemorative e tantissimi monumenti. Questo forse l'ho già visto a Lucca Comics. Questo molto carino contiene le terre dei posti in cui hanno combattuto i soldati. Ma perché Vittorio ce l'ha su con la guerra? Data la sua posizione strategica, quando venne invasa dagli austriaci nella prima guerra mondiale, divenne la loro principale sede militare, tanto che la battaglia decisiva per liberare l'Italia occupata fu chiamata la Battaglia di Vittorio Veneto. Il Museo della Battaglia contiene una valanga di testimonianze di come si vivesse in quell'anno di occupazione. Fu il cosiddetto An de la Fan, l'anno della fame. Vennero requisiti i viveri a tutte le famiglie, i cittadini dovevano avere un lasciapassare austriaco per poter passeggiare, coprifuoco obbligatorio nelle ore notturne e se provavi ad aprire dei messaggi che arrivavano da fuori, venivi fucilato. Ma ogni tanto si scherzava tutti insieme! Tra bombardamenti e proiettili ancora visibili, dopo un anno di invasione, Vittorio venne liberata e divenne un simbolo di vittoria e resistenza. Resistenza che si protrasse anche nella Seconda Guerra Mondiale. Gli venne conferita la medaglia d'oro per la lotta dei partigiani. Insomma, a Vittorio Veneto non dovete rompere le palle. E questa è Vittorio Veneto, due paesini diversissimi tra loro ma uniti da un valore comune, l'odio verso l'impero austro-ungarico. Una città diventata simbolo di vittoria nella prima grande guerra, un punto di riferimento per la seconda e chi lo sa cosa ci riserverà per la terza. Grazie, guarda, mi serviva proprio, non bastava che fossi crocifisso, proprio anche una lancia dentro il cuore, molto gentile, grazie. Scherzo, mettetevi comodi e preparatevi del pane buccellato.